Dopo quanto osservato nella puntata precedente sulla politica economica del fascismo, possiamo provare ad avventurarci in un terreno ancora più ostico, quasi un campo minato, la politica coloniale, sempre relativa a quel periodo. Siamo nel 1935, Mussolini sta pensando all'Etiopia. Prima questione, l'Inghilterra e la Francia, ossia le due principali potenze coloniali. In base agli accordi raggiunti, come precisò l'allora presidente del Consiglio francese Pierre Laval, solo qui in Etiopia non si sarebbero lesi direttamente gli interessi di alcun paese europeo, perché esistevano precedenti accordi anglo-franco-italiani che avevano riconosciuto all'Italia particolari interessi in Etiopia. Forse il governo inglese non la pensava allo stesso modo. Il Foreign Office era ben consapevole delle difficoltà di una guerra condotta in quelle impervie regioni, così come era ancor vivo il ricordo delle disastrose spedizioni coloniali condotte dai governi italiani alla fine del XIX secolo. In caso di sconfitta italiana, il regime avrebbe potuto affrontare un crollo di popolarità che lo avrebbe potuto condurre ad un crollo politico, con conseguente ritorno dell'Italia ad una politica non dissimile da quella sperimentata praticamente sin dall'unità. Abbiamo già visto di cosa si trattasse nelle puntate precedenti. Si organizzò il solito pretesto e si disincentivò fortemente la soluzione diplomatica. Secondo Renzo De Felice, Mussolini, sin dal 1932, avrebbe preferito un'azione politica e non militare, soluzione che continuò a preferire sino alla soglia dell'invasione. Del resto, con il Trattato di Uccelli, firmato in Etiopia il 2 maggio 1889, con cui veniva ufficialmente riconosciuta la colonia italiana di Eritrea, il Negus Menelik II aveva anche riconosciuto all'Italia un diritto di proprietà, di priorità coloniale sulla Abissinia. Ma l'Italia doveva andare in guerra, testa o croce. Uscì testa, in meno dei preventivati, da altri 2 anni, 9 mesi per l'esattezza. Il mondo rimase impressionato, tuttavia, non dalla rapidità di vittoria di una nazione che, non molto prima, si era dimostrata in Africa alquanto disorganizzata e pressapochista, ma dal vedere che durante lo svolgimento delle operazioni militari e seguendo da vicino l'esercito, gli operai italiani costruirono 3.500 km di strade, tra le quali la camionabile Adwa Addis Abeba, diventeranno 4.500 km sino al 1941, ossia sino alla perdita della colonia. Non si era mai visto niente del genere in nessun'altra colonia, in nessun'altra parte del mondo. Per rintracciare precedenti assimilabili, ossia un modus operandi confrontabile, bisogna guardare al Nord Africa e risalire indietro nel tempo di almeno 15 secoli, quando c'erano gli originali. Strade, opere ferroviarie, aeroscali, ospedali e scuole che consentirono di trasformare piccoli villaggi di capanne in cittadine con case in muratura. Ricorda Giordano Bruno Guerri che alle volte l'opera realizzativa, finalizzata a dare una possibilità di lavoro agli italiani, era talmente curata, come nella Libia governata da Italo Balbo, che i contadini lì trasferiti trovavano tutto ciò di cui avevano bisogno, gatto incluso. Ed ogni giorno l'ente nazionale della Libia riforniva le famiglie di quanto necessario per vivere, nonché di attrezzi e di sementi per rendere quelle terre verdi e ricche di piante. La stessa assistenza veniva fornita ai libici, i cui possedimenti furono inseriti tra quelli dei coloni italiani affinché potessero apprendere le tecniche più moderne per il miglioramento del suolo e affinché percepissero materialmente la sensazione di comunità tra italiani e libici, i quali infatti venivano definiti italiani della quarta sponda ed in quanto tali ammessi a prestare servizio nelle caserme dei carabinieri, come militari, e curati dai moderni ospedali civili di Tripoli e Bengasi, al pari degli italiani e a differenza di quanto accadeva al di fuori delle colonie italiane. In forza infatti del Regio Decreto Legge numero 3, Regio Decreto Legge del 3 dicembre 1934,
numero 2012, nonché del regio decreto dell'8 aprile 1937, numero 431, ai libici veniva riconosciuta la cittadinanza italiana, un provvedimento rivoluzionario. In sostanza, come osserva Rochat, l'espansione coloniale italiana non fu un trasferimento di ricchezze dai paesi africani all'Italia, ma soprattutto un ampliamento del mercato nazionale e della spesa pubblica. Evelyn Waugh, giornalista e scrittore inglese, inviato dal Daily Mail, all'inizio della guerra in Etiopia ha osservato nel suo Voghe in Abissinia che in quella terra vi era un'incredibile arretratezza testimoniata dalla vigenza dello schiavismo e che una volta arrivati gli italiani, questi consideravano testualmente l'idea di conquistare un paese per andare a lavorarvi, di considerare un impero un luogo in cui portare cose e non da cui portare via, un territorio che deve essere fertilizzato, coltivato, abbellito e non denudato e spopolato, di faticare come schiavi invece di starsene in nozze come padroni. Aggiunse che lo slancio umanitario da parte della società delle nazioni per l'indipendenza dell'Etiopia maschera semplicemente una trama di interessi coinvolgente nazioni, compresa la mia, più colonialiste dell'Italia. Fine della citazione di Book. Un altro giornalista inglese, Catherine Fanning, sul Manchester Guardian ha rilevato: il governo dell'Italia è il primo governo che questa terra barbara abbia mai avuto. È evidente che gli abissini e gli altri indigeni stanno assai meglio che in qualsiasi altra epoca. Paulson Newman, nel 1937, scrisse sul 19th century and after: il sistema feudale e la schiavitù sono stati aboliti dagli italiani con un tratto di penna, perché essi avevano qualcosa di assai più valido da sostituirvi immediatamente. Ancora un giornalista inglese, G.B. Laster: quello che più mi ha colpito durante ben 6 mesi di osservazioni dirette nell'Africa orientale italiana è stato l'umanissimo trattamento degli italiani verso gli indigeni di qualsiasi condizione o razza. Aggiunge Newman: questi nuclei di italiani sembrano possedere un'energia senza limiti, sono sempre al lavoro, di sera, di mattina e nel pieno della notte. La loro resistenza è incredibile, il loro spirito pionieristico vivissimo. Quindi fece l'osservazione cruciale, registrando che migliaia di indigeni lavoravano fianco a fianco con decine di migliaia di operai italiani. Ma alcuni tic saranno aumentati e forse avranno iniziato a tirare più forte il grembiule di altri e a pungolarli col compasso. Del resto, pare che coloro che erano soliti indossare il grembiule fossero alquanto contrari al regime, il quale ricambiò, statuendo l'incompatibilità tra l'appartenenza a tale associazione e la partecipazione alla vita organizzativa del regime. Ciò avvenne mediante un ordine del giorno del Gran Consiglio, votato il 29 gennaio 1923, che invitava a scegliere tra le due alternative. La relativa delibera venne approvata all'unanimità, con l'astensione di 4 membri, massoni, su 11 presenti, duce incluso. Del resto, le direttive massoniche pare fossero alquanto chiare. Il fascismo dovrà essere abbattuto, o con la soppressione del suo capo, o con l'intervento della monarchia e dell'esercito, o in conseguenza di una guerra perduta, o per effetto di una situazione economica disastrosa. Questo perché il fascismo ha voluto stoltamente affermare e ribadire, con 2 distinte dichiarazioni del Gran Consiglio, la propria ostilità alla massoneria. Non è costume della massoneria perdonare gli attentati compiuti contro la sua sicurezza, contro il segreto di cui circonda i suoi lavori. Altri regimi più potenti del fascista, circondati dal prestigio di secolari tradizioni, protetti da memorie di passate benemerenze nazionali, sostenute dalla forza del costume, dalla solidarietà, degli interessi morali e politici che rappresentava, sono caduti per aver sfidato la giusta vendetta della massoneria. Anche il fascismo, dunque, dovrà cadere per la stessa causa e sotto la stessa reazione. Ed ancora, l'odio profondo che il fascismo, nelle sue concezioni dottrinarie e per le azioni dei capi e dei gregari a noi avversi, ha dimostrato verso di noi con la distruzione degli orienti più prosperi a lui soggetti, ci autorizza ad essere inesorabili nella lotta e nella scelta dei mezzi da impiegare verso di esso e verso i popoli che lo sostengono e lo nutrono con la loro sopportazione, con la loro fiducia. Il Congresso, accolta la relazione che i potentissimi fratelli e vostri rappresentanti hanno ampiamente illustrato, dalla quale risulta la completa ripresa di ogni vostro lavoro, esprimendo il suo compiacimento, ha esultato nell'apprendere la inconcussa fede massonica di tutti i vostri fratelli partecipanti al fascismo, e come essi siano disposti a tutto usare per l'affermazione dei nostri ideali. Inoltre, possiamo anche contare su tutti i fratelli partecipanti nell'esercito e nello Stato Maggiore da voi dipendenti.
Tale ultimo comunicato compare in un documento datato 9 settembre 1935, Londra, diretto al potentissimo fratello venerabile Gran Maestro del Grande Oriente Italiano, di rito scozzese ed accettato, e della Gran Loggia di rito simbolico. Tratto da Stelvio dal Piazza in Filippo Giannini, Benito Mussolini, Solfanelli, editore. Dopo la seconda guerra mondiale, i grembiuli hanno ripreso a sventolare allegramente. È probabile che le ansie da parte di qualcuno stessero aumentando per un motivo molto semplice. Stava riprendendo corpo la società organica, quella che abbiamo imparato a conoscere. Vero fumo negli occhi perché aveva tutt'altra impostazione e lo aveva dimostrato nelle varie colonie dello sterminato impero, replicando lo schema elitistico già adottato in patria. Due differenti visioni del mondo, due differenti visioni dell'economia, economia politica versus economia civile, l'abbiamo visto nelle precedenti puntate. Impostazione greca versus impostazione romana. Il confronto era stridente, troppo. 4 giorni dopo l'invasione italiana dell'Etiopia, 3 ottobre 1935, sotto la spinta dei delegati britannici, che forse dimenticarono per un attimo le colonie del Commonwealth, l'Italia fu dichiarata paese aggressore dalla Società delle Nazioni. Nei successivi 4 giorni, 52 stati decisero l'applicazione di sanzioni, Francia inclusa, si dissociarono Albania, Austria ed Ungheria. In concreto, quindi, si può affermare che si aprirono le ostilità economiche nei confronti dell'Italia. Neanche un anno prima la Francia si era annessa il Marocco, ignorando le convenzioni che sancivano lo status di protettorato e soffocando nel sangue la ribellione. La Società delle Nazioni non ebbe nulla da dire. Churchill osservò: adesso che la politica inglese aveva forzato Mussolini a schierarsi nell'altro campo, la Germania non era più sola. Winston Churchill, La Seconda Guerra Mondiale, primo volume. Lo studioso inglese Richard Lamb, nel suo Mussolini e gli inglesi, TA editore, osserva: Mussolini fu spinto da Londra nelle braccia di Hitler. Non c'è dubbio che furono le sanzioni per l'Abessinia ad allontanare Mussolini dagli inglesi. Le prove sono conservate negli archivi britannici, la cui apertura è rinviata al 2017, e in quelli italiani. Mussolini aveva ragione a rimanere sorpreso dalle sanzioni decise da Londra e Parigi a seguito della guerra abissina, poiché aveva avuto carta bianca dal presidente del Consiglio francese Pierre Laval e senza che il Regno Unito avesse sollevato obiezioni. Lamb osserva che dopo la vittoriosa campagna abissina, Mussolini tentò nuovamente di ristabilire buone relazioni diplomatiche con la Gran Bretagna, ma fu ostacolato dal ministro degli esteri Anthony Eden, che si rifiutò di incontrarlo. A seguito delle sanzioni economiche, l'Italia rimase sostanzialmente isolata. Le importazioni si inaridirono. Gli italiani sostanzialmente erano in lotta per sopravvivere. Come reagirono? Si unirono come non accadeva da secoli, osserva Giuseppe Prezzolini. Mussolini riuscì ad operare un miracolo, quello di unire gli italiani come non lo erano mai stati dai tempi della caduta dell'Impero Romano. Il 20 settembre 1935 il governo promuove un prestito nazionale, emettendo titoli del debito pubblico con rendite del 5% per finanziare le operazioni belliche in Etiopia. Raccoglie 8 miliardi. Gli italiani sono invitati a donare le fedi nuziali, ricevendo in cambio vere di ferro. La giornata della fede frutterà 500 milioni di allora. A Roma si raccolgono 250.000 anelli, 180.000 Milano. Gabriele D'Annunzio, per non smentirsi, donò una cassa d'oro. Guglielmo Marconi si invitò ad un lingotto, la regina Elena all'anello nuziale del re. Non bastò. L'Italia doveva affrontare l'autarchia. Un paese che viveva delle importazioni di materie prime doveva sostanzialmente rinunciarvi. Forse qualcuno all'estero ha pensato ragionevolmente che non avrebbe mai potuto farcela, che non poteva che piegarsi, che era sufficiente attendere una agevole capitolazione. Ed infatti questa sembrava essere la soluzione più logica, la più probabile, la più prevedibile. Senza importazioni, con una loro forte contrazione, un paese privo di materie prime non può andare avanti, è elementare. Cosa fanno gli italiani? Si tirano sulle maniche e si spremono le meningi, forse rispolverando il proprio inconfondibile genius loci. Inventano, creano, organizzano, sopperiscono. Rilanciano il settore della chimica, che farà le fortune dello sviluppo industriale del dopoguerra, prima di essere sostanzialmente smantellato. L'Eternit, di cui l'Inghilterra aveva il monopolio mondiale con il 71%, viene sostituito dal neonato Popolit, agglomerato di sostanze fibrose prodotto dalla Saffa. Per i pavimenti si inventa il linoleum. Il cotone si rivela insufficiente, nasce la lana sintetica, il Lanital della Snia viscosa, che
che poi si dimostrerà competitiva anche rispetto alla lana naturale. Si fa proprio l'esperienza dei pastori sardi, che avevano ricavato un tessuto dalle erbe selvatiche dei pascoli, l'orbace. In pochi mesi, afferma Gaetano Marzotto, testualmente, l'Italia ha potuto, con meraviglioso sforzo di iniziative private e con una magnifica organizzazione industriale, trasformarsi da paese importatore a paese esportatore di prodotti finiti di lana. Fine della citazione di Gaetano Marzotto. L'autarchia nella moda consente l'affermazione di nomi come le sorelle Fontana e Salvatore Ferragamo, contribuendo ad ottenere nel dopoguerra la possibilità di competere con la capitale della moda, Parigi. Per l'alimentazione si contò sulla già intrapresa cosiddetta battaglia del grano per la sovranità alimentare. L'Italia andò avanti e vinse, anche in Etiopia, 5 maggio 1936. Il 6 luglio 1936 l'Assemblea delle Società delle Nazioni votò una mozione che raccomandava agli Stati membri di abrogare le sanzioni contro l'Italia. Uno dopo l'altro i vari Stati che avevano adottato sanzioni le revocarono, riconoscendo la sovranità italiana sull'Etiopia. E magari alcuni Stati lo fecero senza troppa riluttanza, se è vero che si erano opposti alla precedente proposta inglese di inasprire le sanzioni, avendo avvertito la straordinaria compattezza mostrata dal popolo italiano proprio a seguito di quelle sanzioni percepite come profondamente ingiuste. In base a documenti redatti a Londra dal 1 settembre 1935 al 15 dicembre 1936 dal Supremo Grande Oriente Universale e diretti alla massoneria italiana, si legge, in particolare in un documento datato 20 maggio 1936, testualmente: da tutti gli orenti ci pervengono osservazioni tutt'altro che benevole per i risultati ottenuti sullo sviluppo della campagna italiana in Etiopia. È la prima volta che il nostro supremo potere viene messo in scacco da un avversario che non avrebbe avuto la capacità e i mezzi per poterci resistere. Questo prova che in tutti i fratelli dell'Oriente italiano è mancata la volontà di essere soprattutto massoni, come il sacro giuramento prestato imponeva loro di dimostrare con i fatti. Quindi sembrerebbe che questo, fine della citazione di questo documento. Quindi sembrerebbe che questo sacro giuramento imponesse condotti quali l'alto condotta e quali l'alto tradimento da parte di militari o di chiunque avesse incarichi apicali nell'amministrazione pubblica. Tradimenti potenzialmente in grado di vanificare le capacità di combattimento della truppa, quali quelle che saranno mostrate, per esempio, nella Seconda Guerra Mondiale da alcune divisioni che lasceranno allibiti gli inglesi quando videro che i loro carri venivano affrontati praticamente a mani nude dai soldati della Folgore, in estrema inferiorità di uomini e mezzi, nella battaglia di El Alamein. Gli inglesi rimasero interdetti non tanto da quella che poteva apparire come una pazzia fanatica, ma dal fatto che i soldati a mani nude, ossia con mezzi di fortuna, avevano la meglio sui carri armati, poiché saltavano fuori da piccole buche scavate nel terreno, rotolavano sotto i carri e vi agganciavano delle mine anticarro, attendendo senza spirito kamikaze, ma praticamente indifferenti alla morte, che esse facessero effetto. Oppure aspettavano che il carro passasse, nascosto in buche, fingendosi morti, per poi rialzarsi, rincorrere il carro sotto il fuoco nemico, saltarvi sopra, agganciare delle cariche di dinamite alla torretta e saltar giù dal carro in corsa. Non si fermarono neanche quando finirono anche quelle, anche le cariche di dinamite, poiché iniziarono ad attaccare i carri lanciando bottiglie incendiarie. Il generale inglese Haggis dichiarò: «In tutta la mia vita non mi sono mai imbattuto in soldati come quelli della Folgore», che Churchill definì in un discorso alla Camera dei Comuni «leoni innanzi ai quali inchinarsi». E anche Rommel rimase impressionato, tanto da affermare: «Con soldati così si arriva in capo al mondo». Montgomery dichiarò: «Se gli italiani avessero avuto i nostri mezzi, avrebbero vinto». I carri armati inglesi riuscirono a passare solo dopo il ripiegamento dei tedeschi, non comunicato agli italiani, che permise agli inglesi di accercarli, quindi di accercare gli italiani, e poiché questi, gli italiani, combattevano sino praticamente all'ultimo uomo, condusse all'annientamento quasi totale di numerosi contingenti impiegati, ossia di ben 8 divisioni. I rapporti inviati dagli inglesi parlarono di resistenza oltre ogni limite umano, resero l'onore delle armi. I ragazzi italiani, calzando scarpe con la suola di cartone, equipaggiamenti migliori rimasero in Italia, erano costretti a bere acqua trasportata in taniche sporche di nafta o acqua nera prelevata dai radiatori dei veicoli. Erano in preda a costante dissenteria e disidratazione, sete e fame. Non bastò a minarne lo spirito. Gli italiani, insieme ai tedeschi, furono in grado, in una situazione di gravissima inferiorità, di creare forte preoccupazione agli avversari, che sfociò in burrascose discussioni del comando inglese, tanto da far andare in paranoia Churchill, il quale, esasperato, frustrato, forse un po' depresso da due grandi sconfitte pressoché ininterrotte,
si sarebbe così sfogato con il generale Alan Brooke, capo di stato maggiore imperiale. Ma è possibile che non abbiamo neppure un generale in grado di vincere un'unica battaglia? Nel documento datato 15 dicembre 1936, sempre redatto dal Supremo Grande Oriente Universale, evidentemente consapevoli da Londra, nel non particolare acume di qualche fratello del cosiddetto Oriente Italiano, si forniscono istruzioni molto più dettagliate. Sabotare per via capillare ogni intendimento fascista e soprattutto il sentimento telescopico principalmente tra gli ufficiali subalterni, che sono a più diretto contatto con la truppa, creando lentamente rancore per Mussolini. Far giungere alle nazioni amiche, attraverso il nostro tramite, tutte le notizie riguardanti macchine da guerra veramente utili e qualsiasi progetto geniale che i nostri fratelli avessero studiato o volessero, dietro adeguato compenso, cedere ai nostri alleati. Provvedere a porre fin da ora a capo del SIM, il Servizio di Informazioni Militari, e specie della divisione controspionaggio, dei fratelli di vostra completa fiducia, che al momento giusto sappiano neutralizzare gli effetti per noi deleteri di questi servizi, allontanandone accortamente tutti gli elementi fascisti e di filofascisti, ponendo i volenterosi che tendessero a collaborare col servizio per amor patrio nella condizione di perderne la voglia. I fratelli dello Stato Maggiore, requisendo per le forze armate più del necessario, ostacoleranno lo svolgimento della vita civile, creando quello stato di disagio necessario a far odiare il fascismo e a porre una nazione in stato di marasma e poi di collasso. A questo riguardo tenete presente che la carenza di viveri influisce più sulla popolazione civile che sul versante militare, sorvegliato e guidato dalla disciplina, che quindi, sottraendo al consumo civile la maggior quantità di viveri e di altri generi necessari, porremmo il popolo nella condizione di risentimento, diminuendone la capacità morale e togliendogli la volontà di incitamento alla resistenza. Anche se i magazzini dell'esercito verranno a trovarsi ben forniti, si dovrà cercare il modo di far mancare alla truppa i rifornimenti necessari, specie nell'equipaggiamento personale, in quanto questa carenza apparente è da sola sufficiente a far ritenere certa la mancanza delle scorte. Una volta create le carenze, con propaganda molto accorta e facendo in modo che siano i militari, specie di truppa, a farlo conoscere al popolo, occorre farne ricadere la colpa sul capo del governo. I nostri potentissimi fratelli dello Stato Maggiore debbono trovare il modo plausibile che non urti, almeno inizialmente, la suscettibilità di Mussolini, per trovarsi a diuturno contatto col sovrano, verso il quale, frammentando le sue innate fobie tedesche, useranno una persuasione lenta, accorta e sottile per addebitare le varie cause sorgenti col tempo al capo del governo, del quale però si dichiareranno tuttavia entusiasti ammiratori. E questo sino a quando non sarete ben certi di avere ben completamente il sovrano dalla vostra parte. A questo riguardo, rammentate che egli, da principe ereditario, è stato nostro simpatizzante, accolto da noi quale gradito visitatore, tratto da Stelvio Dal Piazzi, Filippo Giannini, Benito Mussolini citato. Fu forse proprio nella circostanza delle sanzioni conseguenti alla campagna militare in Etiopia, o grazie a quella circostanza, che il popolo italiano maturò il proprio intimo convincimento nei confronti di Benito Mussolini e che iniziò a nascere ciò che Renzo De Felice ha definito il mito di Mussolini, alla cui edificazione non sarebbe stato estraneo un, a detta di De Felice, supremo disprezzo per il denaro, nonché ciò che la sensibilità popolare fece percepire come un uomo profondamente buono. Renzo De Felice, Mussolini il Duce, lo Stato totalitario 1936-1940. Qualcuno può aver pensato che, per bloccare ciò che si stava facendo in Italia e nelle colonie italiane, pericolosamente confinanti con colonie di altre nazioni dove la musica per i colonizzati era ben diversa, non ci poteva essere altra soluzione di una guerra vera e propria, anche a rischio di ridimensionare sensibilmente le allora potenze coloniali, ossia l'Inghilterra e la Francia, come poi effettivamente si è verificato. Basta osservare, per esempio, la perdita dell'impero britannico, il più grande di tutti i tempi, edificato in 3 secoli di battaglie. Forse non a caso Churchill non fu riconfermato. L'Italia perse quelle scarse colonie che aveva conquistato solo pochi anni prima e soprattutto ritornò ad un'impostazione in una certa misura paracoloniale, suggellata dalla vistosa presenza di numerose basi estere, ossia dal paese che, nello scacchiere internazionale, aveva sostituito l'impero britannico. A questo punto vi ricordo che per ulteriori approfondimenti potete consultare il gruppo di lavoro che ho costituito su Facebook, intitolato Amici di Shylock. Vi ricordo che da poco è stato finalmente pubblicato il mio libro Alchemy, moneta, valore, rapporto tra le parti, edito da Sovere Edizioni, per cui è
acquistabile sui vari siti di e-commerce, IBS, Amazon, libreria universitaria ed altri, nonché acquistabile in tutte le librerie d'Italia. Vi ricordo che per un'applicazione pratica di buona parte degli studi e delle mie ricerche potete fare riferimento alla piattaforma per monete locali complementari PecoSwap, reperibile al sito internet www.pecoswap.com. Se vi sta piacendo la mia rubrica, potete effettuare delle donazioni al mio account PayPal d.storelle@libero.it. Vi informo che con questa puntata terminano le puntate di questa stagione e riprenderò a settembre con un argomento che sarà in linea con quest'ultimo argomento, perché nelle ultime due puntate abbiamo parlato della situazione economica italiana tra le due guerre mondiali. Dalla prossima puntata a settembre, quindi la prima puntata di settembre, parleremo della situazione economica tedesca tra le due guerre mondiali. A questo punto invito Salvo a ricomparire, per cui Salvo, puoi ricomparire. Eccomi! Ciao Davide! Ciao, Salvo, finalmente ci rivediamo nella rubrica. È un piacere enorme perché non era mai successo che io intervenissi nella tua rubrica, così come non è mai successo che io intervenissi nella rubrica Cos'è il denaro con Daniele Pace. Invece qualche volta Rossella mi aveva già chiesto in passato di farlo e ovviamente lo faccio con piacere. Ecco, questa volta te l'ho proposto io, ho detto: senti, visto che è l'ultima puntata, permettimi di salutare insieme il tuo pubblico e così poi diamo insieme l'appuntamento per settembre. Allora, il nostro pubblico. È il nostro pubblico, il pubblico di Salvo 5.0, però in questo caso specifico è il pubblico che segue le tue rubriche. Allora, ti vorrei dare un po' di feedback che arrivano dalla rete, permettimi. Prego. Di farlo. Allora, primo, San Cauriti scrive: oh, finalmente l'avvocato Storelli ha sentito il mio suggerimento di mettere il libro sulla biblioteca dietro di sé. Ecco, vediamo se si vede. Si vede perfettamente. No. Ecco, però dico, San Cauriti non l'ha fatto prima, non perché non voleva ascoltarti, ma perché non ce l'aveva. Esatto. Perché il libro gli è stato consegnato da pochissimo dalla casa editrice. E tu ne sai qualcosa, Salvo. Io ne so qualcosa. Oh, poi altri dicono, io ce l'ho il libro, qualcuno l'ha già ricevuto, l'ha comprato e l'ha già ricevuto, e qualcun altro vorrebbe sapere se è possibile avere delle dediche. Allora, è chiaro, sul libro temo di no, perché immagino che il libro venga spedito direttamente dalla casa editrice. Esatto. Per le dediche, invece, posso anticipare che ci sarà la possibilità, a partire da settembre, di partecipare a degli incontri di presentazione che io cercherò di organizzare, per cui per chi fosse interessato ci sarà la possibilità di partecipare a questi incontri in cui io parlerò, ovviamente presenterò il mio libro. In quell'occasione ci sarà la possibilità di acquistare alcuni libri, e in quel caso io, essendoci la presenza dell'acquirente in loco e avendo la possibilità di firmare il libro, di fare delle dediche, potrò materialmente consegnare il libro. Ma ovviamente la commercializzazione online non viene gestita da me, viene gestita da chi cura la commercializzazione per la casa editrice, per cui lì non c'è la possibilità di effettuare delle dediche. Io con grande piacere faccio le dediche nei confronti dei soggetti che conosco, per cui vi confesso che Salvo è uno di questi, per cui ha avuto una copia del mio libro con dedica, ma ahimè nei confronti di tutti quanti gli altri questo non è possibile, a meno che gli altri non abbiano la buona volontà o l'interesse di partecipare ai vari incontri, che spero di poter organizzare in numero più o meno grande a partire da settembre. Vi anticipo che verosimilmente uno dei primi incontri sarà effettuato a Roma, per cui per tutti coloro che dovessero essere di Roma o che avranno la possibilità di raggiungere Roma, verosimilmente uno dei primi incontri sarà effettuato lì. Dopodiché, se dovesse essere invitato da altre parti, andrò ben volentieri, altrimenti vedo di organizzare unitamente alla casa editrice altri incontri un po' in giro per l'Italia, alcuni in Puglia, altri in Campania, già in preparazione, ma ripeto, questo si definirà a settembre. Consultando il gruppo di lavoro Amici di Shylock, vi saranno aggiornamenti sulle date nelle quali io presenterò il libro, per cui per chi fosse interessato può prendere lì visione. Magari valuterò l'opportunità, anche come fatto sino ad ora, per le puntate di settembre, di aggiornare i potenziali interessati sugli eventi di presentazione del libro, per i quali, in modo tale che così chi volesse potrà partecipare a questi incontri di presentazione e avere il mio libro con dedica. Spero allora, Davide, stato esaustivo. Assolutamente, devo fare una correzione, il suggerimento di mettere i libri in biblioteca non arrivava da San Cauriti, esatto, ma da Oltreuomo. Sì, il quale ringrazio Oltreuomo per i numerosi suggerimenti, per la collaborazione
nel riportare puntata per puntata una serie di informazioni utili, link ai libri che io menziono, perché ho fatto un lavoro veramente molto molto importante che io apprezzo sia come suggerimento sia come lavoro, per cui mi sono reso conto che lo fa non soltanto per te Salvo, per tutta l'attività sul sito, ma anche per le rubriche mie, di Daniele e di Rossella, per cui ritengo doveroso ringraziare nello specifico Oltre Uomo. Bene, bene, io mi aggiungo a questo ringraziamento, io non lo faccio abbastanza onestamente, quindi approfitto di questa occasione per ringraziarlo anche da parte mia, perché veramente, fra l'altro ecco, ci tengo a dire, nessuno gli ha chiesto di farlo, è stata una sua iniziativa personale che ovviamente viene apprezzata naturalmente, anche se non ci ricordiamo di ringraziarlo tutti i santi giorni, quindi grazie caro Ubermes Oltre Uomo. Invece San Cauriti però aveva commentato e ha detto, se dice queste cose in TV lo imbavagliano e gli fanno il TSO, farabutti criminali contro l'umanità. Ecco, poi io sempre da te, sempre... ho la libertà di dirle da te, ma la tengo stretta. Per cui... poi San Cauriti dice sempre, se Storelli risponde, vorrei che parlasse dell'IRI. Ah, dell'IRI. Allora, dell'IRI, non so se San Cauriti ha avuto la possibilità di ascoltare le puntate precedenti, perché se non erro, 3 puntate fa... ho fatto un accenno all'IRI parlando di Romano Prodi e se non ricordo male in una delle prossime puntate ritornerò sull'argomento, ma intanto ho parlato dell'IRI facendo anche seppur brevemente una storia dell'IRI in relazione non soltanto alla presidenza di Romano Prodi e ho anche menzionato il rapporto che fu presentato a Romano Prodi in merito all'IRI. Se non ricordo male, ho parlato anche di cosa ha detto in merito all'IRI il professor Nino Galloni, citando anche alcuni pareri da parte del Consiglio di Stato sulla cosiddetta stagione delle privatizzazioni. Per cui invito, laddove San Corito non l'avesse fatto, a vedersi, credo si trattasse della terz'ultima puntata, a rivedersi se nel caso della terz'ultima puntata, perché in una certa misura io ho già parlato, ripeto sinteticamente, dell'IRI in relazione a Romano Prodi e se non erro qualcos'altro avrò modo di dirlo più in là nelle successive puntate, per cui ringrazio per questo suggerimento. Bene, poi c'è Alessandro Pivetti che scrive, arrivato e letto il primo capitolo del libro, un volume corposo ma molto fluido nella prosa. Ecco, ah, quindi c'è già questo. Un feedback sulla lettura del libro, mi fa piacere, ecco, io non ho cominciato ancora. No, in realtà io sono contento per due aspetti, uno che è già arrivato, quindi significa che, diciamo, senza aspettare troppo, chi è l'autore del commento, Salvo? Alessandro Pivetti. Ringrazio Alessandro Pivetti del fatto che ha già comprato il libro, mi fa molto piacere che ha comprato e ha già iniziato a leggerlo, per cui stavo dicendo due motivi di soddisfazione, uno che il libro è arrivato abbastanza rapidamente e due che lo sta trovando molto scorrevole, posso confessare che mi sono impegnato davvero tanto per renderlo scorrevole, per cui il libro è frutto di circa 4-5 anni di lavoro, quindi una ricerca abbastanza impegnativa. Tra i miei sforzi, non quelli meno significativi, ritengo doveroso considerare quelli che io ho propuso per rendere degli argomenti ostici non soltanto comprensibili, ma anche di agevole lettura. Questo è il motivo per cui io ho suddiviso il libro sostanzialmente in due parti, si potrebbe dire in due libri. La prima è il corpo del testo di appena 120 pagine, la cui lettura ritengo che, come notato Alessandro Pivetti, si possa oggettivamente definire alquanto scorrevole e rapida, dopodiché la maggior parte del libro è racchiusa nelle note e lì si trovano quasi 600 pagine, la cui lettura ovviamente non è obbligatoria, ma è riservata a chi volesse approfondire. Bene, quella è la parte riservata, se vogliamo, agli addetti ai lavori, a tutte le persone più curiose, per cui la scorrevolezza che connota il corpo del testo nella parte delle note invece diventa un approfondimento analitico, consentitemi di dire anche di stampo accademico, per cui l'approfondimento molto più tecnico non lo trovate nel corpo del libro, il quale persegue la scorrevolezza, ma lo trovate nelle note di approfondimento che, vi anticipo, sono veramente numerose, alcune delle quali sono molto molto lunghe, quindi in un modo abbastanza innovativo, non credo che mi consti, credo sia il primo libro che abbia la parte delle note superiore rispetto al corpo del testo e credo sia il primo libro che abbia delle note con un numero di pagine veramente fuori dall'ordinario, per cui le note sono in realtà delle appendici di approfondimento che possono essere considerate anche autonomamente. Quindi spero che anche questo tipo di impostazione, che è abbastanza originale, mi possa essere apprezzato, perché in questo modo io riesco a parlare sia ai non addetti ai lavori, che
riescono nel corpo del leggendo il corpo del testo a diciamo a acquisire gli elementi base, tutti quelli che io volevo comunicare non addetti ai lavori, ma riesco al contempo a parlare anche agli addetti ai lavori, incluso docenti universitari, incluso giuristi, economisti e quant'altro, perché nelle note c'è tutto l'approfondimento tecnico che io ritenevo necessario e doveroso per arrivare a delle conclusioni che, come abbiamo anticipato nell'incontro di presentazione, sono estremamente poco ortodosse. Però, proprio perché poco ortodosse, ci ho tenuto a dimostrarle in modo molto molto impegnativo, importante e spero, diciamo, esaustivo. Di questo saranno ovviamente i lettori a darmi atto, cioè, se sto dicendo una cosa fondata o meno. Per cui ringrazio ancora una volta Alessandro Privetti per il suo approfondimento, per il suo feedback. Grazie a te, Davide, perché questa è la prima volta, finalmente. Io lo sai, ormai ho smesso ultimamente, però sia con te che con Daniele, dicevo, ragazzi, dovremmo aggiungere alle rubriche che sono fantastiche una parte di chiusura del loop con il pubblico. Oggi, grazie a questa mia incursione, mi sono autoinvitato, lo stiamo facendo, e secondo me questa parte qui è un po' come le note del tuo libro. Cioè, sì, il tuo libro sono le 120 pagine dove c'è il corpo del libro, ma poi ce ne sono 600 di note. Bene, secondo me, quasi 600. Secondo me, se in queste rubriche ci fosse la prima parte, i 25-30 minuti, quelli che sono, come abbiamo sempre fatto, quindi dove io non ci sono, ci siete solo voi che fate la vostra parte, e poi la seconda parte invece con la lettura dei commenti e il feedback del pubblico, secondo me sarebbe veramente come per il tuo libro. Però io non insisto più, perché già te l'ho detto anche fino alla nausea. Allora vorrei leggerti anche qualche altro commento, fra cui anche qualche nota, diciamo qualche critica però costruttiva da parte di chi ci segue. Sì. Allora, intanto, no, invece uno, un commento, solamente come si può dire, un riconoscimento da parte di Marco da Bangkok, quello vero, che dice: grande Storelli, un professionista serio e preparato. Keep up the good work. Marco da Bangkok, quello vero. Grazie mille, Marco. Io, permettimi di ringraziare Marco non soltanto per questo commento che mi riempie di gratitudine nei suoi confronti, ma anche per il lavoro, secondo me, molto molto importante che lui sta facendo, un lavoro di ricerca con una passione, una capacità di approfondimento che secondo me pochi hanno, e che sta condividendo sul gruppo di lavoro che ho costituito su Facebook, denominato Amici di Shylock. Per cui Marco, anche con una frequenza abbastanza importante, redige delle note, seppur diciamo frettolosamente, perché ovviamente ciascuno i suoi tempi, ma aggiorna, ripeto, molto frequentemente Amici di Shylock con le sue analisi geopolitiche, che secondo me sono estremamente preziose. Spero che anche gli altri utenti del sito apprezzino come me queste sue note, queste sue analisi geopolitiche. Per cui mi credo di dover ringraziare pubblicamente Marco Bonifacio Di Marzo per il suo lavoro. Io ho dimostrato di apprezzarlo non soltanto impiegando, e di questo gli ho dato atto anche privatamente, alcune sue ricerche, non soltanto nella mia rubrica ma anche nel libro, in particolar modo mi riferisco alle sue ricerche sulla riserva aurea, ma anche per il lavoro che lui continua a fare da Bangkok, lavoro di ricerca, lavoro che gli porta via, immagino, un sacco di tempo, con un approfondimento, ripeto, è un rigore logico che pochi hanno, perché salvo, non so se Marco te l'ha spiegato, ma lui è un appassionato studioso di logica, per cui questo secondo me nell'argomentare è fondamentale, per cui diciamo osservazioni fatte da chi conosce la logica sono osservazioni di una caratura diversa da quelle fatte da chi non conosce la logica. Approfitto per girarti un'idea che, di cui Marco mi ha parlato in privato in un suo post, e cioè a lui piacerebbe fare da te una puntata interamente dedicata alla logica. Se così fosse, io sarei primo ad apprezzarla, perché un'intervista, una mi scappa la diretta con Marco da Bangkok solo sulla logica, per me è di estrema utilità, di utilità, anzi di pubblica utilità per gli utenti, perché la logica è una materia che oramai non è più studiata a scuola, se non ovviamente in modo specifico nei corsi ad essere dedicati, ma prima, in tutto il Medioevo, la logica era un insegnamento base, per cui chi studiava non poteva che studiare la logica. Per cui l'ABC di ogni conoscenza era la logica. Questo significa che nel Medioevo si ragionava meglio perché si conoscevano le regole della logica, che oggi non sono più studiate, e non a caso si ragiona, a mio giudizio, peggio, perché si cade in una serie di errori logici, tecnicamente definiti fallacie logiche, e il motivo non è la stupidità delle persone, ma il fatto che le persone non hanno quelle competenze tecniche che prima erano l'ABC. Quindi prima nel Medioevo ce l'avevano, e forse evidentemente ragionavano un attimino meglio,
dal punto di vista logico, adesso queste nozioni non ci sono perché non vengono più impartite a scuola, e non a caso secondo me si ragiona in modo un attimino meno rigoroso sotto il profilo logico. Chi studia logica, come Marco, secondo me è una risorsa che sarebbe prezioso sfruttare nei canali che gli danno spazio. Per allora, cui avvalo la richiesta di Marco, ma, confronto. Ma guarda che Marco questa cosa me l'aveva già detta, sai perché non l'abbiamo fatto finora? Semplicemente perché ogni volta succede magari una notizia particolarmente calda e allora dico Marco facciamo una doretta e stiamo sul pezzo e poi dico, vabbè, la logica la prossima volta, la logica la prossima volta. Mi fa piacere che avete concordato sull'utilità di una puntata dedicata. Assolutamente, assolutamente, lo faremo. Anzi, ti dico Marco, guarda che io sono ancora qui tutto il mese di luglio, quindi quando vuoi scrivimi, dici Salvo domani la logica e ci mettiamo d'accordo e lo facciamo senza nessun problema. Allora, prima che me ne dimentichi, ci sono tanti altri messaggi, Homo Sapiens dice, si potrà evitare la loro eliminazione fisica o questa è l'unica strada praticabile? Allora, però aspetta, di che cosa parla? Parla della schiavitù verso chi emette la moneta, ecco, quindi poi aspetta, ecco, Alessandro Pivetti spiega come ha fatto ad avere il libro così presto, perché lui l'ha prenotato 15 giorni fa, quindi la copia che ha ricevuto era ancora calda, ecco. Poi, ecco, immagino su libreria universitaria, magari lo può precisare, perché credo che sia stato uno dei primi siti ad essere attivo, a differenza di EBS o di Amazon. Credo che libreriauniversitaria.it sia stato uno dei primi siti a mettere in commercio il libro e a pubblicizzarlo ancora prima della messa in commercio con la possibilità di prenotarlo. Mi può magari scrivere sul forum se è così e magari specificare i tempi di consegna da quando lo ha richiesto, così ho informazioni anche di carattere commerciale sulla distribuzione del libro, se lo vuole ovviamente. Oh, poi invece c'è una domanda di Uber Mescoltreuomo che dice, l'ebook esiste? Allora, sull'ebook, sì, la casa editrice ha previsto di realizzare anche un ebook. Non sono in condizione allo stato di dire se è da subito in commercio, perché potrebbe essere che possa essere messo in commercio con un breve lasso di tempo rispetto al cartaceo, ma comunque è prevista la realizzazione di un ebook, per cui la risposta è sì, oltre al cartaceo c'è la realizzazione di un ebook dello stesso identico libro, per cui Alchemy è disponibile sia in cartaceo sia in ebook. Benissimo, allora Marco... completo risposta, per l'ebook ad oggi credo che il primo sito a muoversi in tal senso sia stato Amazon, per cui posso segnalare Amazon per la distribuzione di ebook. E tra l'altro posso segnalare anche che in alcuni siti c'è la possibilità di una preview, per cui c'è la... non dovrei dirlo, ma mi sembra corretto dirlo. Okay. Il fatto che buona parte del libro sia la stragrande maggioranza del libro sia nelle note, significa che il corpo del testo è una parte minoritaria. Ora, siccome la preview è limitata a una percentuale del libro, cosa succede? Il corpo del testo è una piccola percentuale, la piccola percentuale si ritrova già nella preview. Per cui c'è uno stratagemma, io vado contro i miei interessi, guardate che con la preview avete la possibilità di vedere buona parte, veramente buona parte del libro. Okay. Vi perdete buona parte delle note, però non dovrei dirlo, ma lo voglio dire perché è così. È così. Di la verità, a me anche ha fatto un po' piacere il fatto che come preview fosse visibile così tanta parte del libro, perché tutti quanti gratuitamente possono accedere a queste notizie, quindi si unisce anche questa funzione didattica, non passiamo l'espressione. Bene. Allora, Marco da Bangkok dice, intanto ti ringrazio, dice grazie a te Davide, sempre un piacere, gruppo serio, mi piace un sacco, we got them. E poi per puntata su logica ci sono sempre anche stanotte. Marco, abbi pazienza, vabbè che la notte tua sarebbe fra poco qui in Italia, però non posso, perché fra l'altro, ecco, adesso vi do una notizia, visto che già vi avevo detto con il Mi Scappa la diretta di qualche giorno fa, che finalmente ho ricevuto il mio primo avviso di garanzia per diffamazione aggravata. Bene, mi hanno chiamato i carabinieri proprio pochi minuti prima di andare in diretta con Davide per dirmi che c'è un aggiornamento da Palermo, c'è una richiesta di proroga delle indagini e fino a qui
potrei dire chi se ne frega, ma mi ha detto anche che c'è scritto chi è la parte offesa. Quindi non lo so ancora, ma devo andare dai carabinieri, non ci voglio andare a mezzanotte, così mi danno quest'ulteriore verbale dove almeno potrò sapere chi è questo galantuomo che mi ha querelato per diffamazione aggravata, così lo scoprirò. Quindi fra allora non si tratta della denuncia di cui hai parlato da Cruciani, cioè non è la denuncia. No. Non hai avuto riscontro per quella. No, per quella non ho avuto nessun riscontro. Allora, io però prima di salutare Davide, te e i nostri amici ascoltatori... Le critiche non me le hai fatte però. Appunto, questo. No, perché c'era un amico, purtroppo non ho fatto in tempo a prendere nota del suo nickname, ma mi arrivava su Periscope la critica, ma immagino che lui ci segua anche su Salvo. A proposito, cari amici di Periscope, ecco, mi rivolgo a voi, siete in 9 in questo momento, quanti di voi non sono anche su Salvo 5.0? Me lo potete scrivere sulla chat, per favore, per evitare di sprecare caratteri, solo se c'è qualcuno che non è su Salvo 5.0, ma è solo su Periscope, grazie. Comunque, proprio su Periscope, un amico di cui purtroppo non ricordo il nick, mi ha detto, Salvo, dovresti dire a Davide di parlare scandendo meglio le parole. Ah. Perché a volte, quando parli, cioè parli molto velocemente, e a casa, anche perché poi l'audio talvolta non è al volume, per esempio, se tu adesso con la mano avvicinassi il microfono alla bocca, si sentirebbe molto meglio. Proviamo? Ecco, così è fantastico. Infatti, ecco, c'era un altro commento, questo mi ricordo, era di Marco Pastorelli, che mi scriveva continuamente, Salvo, aumenta un po' il volume anche sul portale, se puoi. E io non gli rispondevo perché ero impegnato con la regia. Alla fine, vabbè, ho risposto solo su Periscope, ho detto, Marco, l'ho ricevuto il tuo messaggio, ma non posso aumentarlo perché sul portale siamo già vicini alla saturazione, perché io ho il controllo del volume, del livello, e già ogni tanto c'era qualche picco che va nella zona rossa, cioè oltre lo 0 dB, e quindi poi va in distorsione. Quindi non potevo aumentarlo. Però capisco che l'intellegibilità non è al massimo. Quindi, ed è fondamentale, per cui effettivamente io mi scuso per questo tipo di problema, riconosco i miei limiti, perché per me diciamo, è una prima volta, cercherò alle prossime puntate di essere più chiaro, io mi impegno a fare il massimo, per cui cerco di anche nell'esposizione di fare il massimo, se così non è mi dispiace, comprendete i miei limiti, ma ripeto, dalla prossima puntata, quindi a partire da settembre, mi impegnerò ancora di più da questo punto di vista per essere al massimo delle mie capacità intellegibile, perché effettivamente l'intellegibilità è la base, se non si capisce quello che dico il contenuto perde valore, cioè, certo. Viene tutto dopo. Allora, diciamo dire, questi che... più interessanti al mondo non si capiscono e non si capisce niente. Certo, ci sono due strade, una tecnica, per esempio se riesci a trovare una soluzione per avere il microfono alla stessa distanza con cui ce l'hai adesso, certo adesso capisco che tu lo tieni in mano, non è il massimo della comodità, però se riusciamo a trovare un modo, così ovviamente si sente molto meglio, a parità di velocità, ecco. Sì. Poi è ovvio che se invece, mettendo da parte la parte tecnica, dalla parte diciamo comunicativa, se tu riesci a ricordare che chi ti sta seguendo non sa le parole che stai dicendo e quindi insomma cercare di scandirle meglio, magari rallentando un po', se invece di durare 18 minuti dura 23 minuti, va bene lo stesso, ovviamente guadagna molto sul piano della comunicazione. Ecco, questo, quindi ringrazio colui che ha fatto questo commento, perché sicuramente va a beneficio anche di tutti gli altri ascoltatori, insomma. Assolutamente sì. Bene, leggiamo gli ultimi tre commenti. Ubermesh dice un'altra critica, cambi negozio di cravatte. Vabbè. Non gli piacciono le cravatte. Vabbè, consentimi, oltre uomo, è un gusto personalissimo. Almeno quello, almeno la cravatta. Io non pretendo che tutto ciò che indosso possa piacere a te, così e viceversa. Cioè, voglio dire, mi dispiace che non ti piacciono, ma a me piacciono. Okay. Metto quello che mi piace. Senti, Alessandro Pivetti ha già dato la risposta a quella tua richiesta di avere i dati. Ah, sì. Lui dice, e dà anche una motivazione che io ammiro, stupenda, dice, l'ho prenotato direttamente in libreria per evitare l'uso di carte di credito e in questo modo far circolare il contante e quindi aiutiamo l'economia locale, riducendo al minimo l'interferenza del sistema bancario. Stupendo. Quindi, Auriti è sempre 2 settimane di tempo per arrivare, per ottenere il libro in libreria, sì, diciamo, ci stanno. Dovrebbe essere una settimana se tutto va bene, ma 2 settimane ci stanno. Ma forse... I tempi di consegna dell'online sono pochi giorni, ma effettivamente l'online bisogna pagare con carte di credito, PayPal o quello che è. Può darsi... In libreria si può pagare in contanti. Può darsi che lui sia andato a prenotarlo ancora prima dell'uscita.
Può essere anche, quindi, perché magari, infatti le librerie diciamo, hanno raccolto le prenotazioni ancora prima della commercializzazione, perché avevano la scheda del libro inviata dalla casa editrice. Certo, cui anche certo. questo può essersi verificato. Quindi magari lui l'ha prenotato una settimana prima che il libro fosse fisicamente uscito proprio dalle tipografie, insomma. Sì, può essere. Certo. Ok, dai, altre critiche che... Allora, andiamo a vedere se ci sono altri commenti e poi però vi salutiamo perché appunto vi ho detto perché... Dobbiamo chiudere. Allora, Alessandro, il microfono va messo sul bavero della giacca, infatti adesso l'audio è perfetto. Le prime puntate con le cuffie l'audio era perfetto, purtroppo che le cuffie si sono rotte e quindi Davide è stato costretto a comprare un ulteriore microfono che però se non è messo alla distanza corretta in effetti si sente un po' peggio. Ubermesh dice che per quanto riguarda il discorso delle cravatte scherzava e va bene, ci sono ancora un altro commento. Marco dice consiglio cravatteria Monti S.P.A. Beh, non il Marco da Bangkok, un altro Marco. Sì, lui Marco da Bangkok. Ah, è Marco. Ecco, io suggerisco cravatteria Draghi, proprio, ma cravatta proprio in senso così, ecco. Vabbè, ce ne sarebbero tanti di cravattari. Va bene, allora cari amici, io direi che ci salutiamo qui. Ringrazio Davide per avermi ospitato all'interno della sua rubrica, del suo spazio autogestito. Infatti i tempi, siamo a 50 minuti, proprio abbiamo sforato alla grande, si vede che c'è la mia presenza. Quindi, caro Davide, grazie, ti auguro in pubblico buone vacanze, ti ringrazio in pubblico del libro che mi hai donato con la dedica, che ho apprezzato tantissimo. Niente, con te ci vedremo qui al rientro, quindi diciamo a settembre, non appena, quindi il primo venerdì utile di settembre. Con tutti voi invece ci vedremo, cari amici, lunedì prossimo per il Mi Scappa la diretta. Credo per questo sabato e domenica non farò nessuna trasmissione, a meno che, vediamo, magari sabato se riesco, giusto per dirvi, così come qualcuno mi ha chiesto in chat, chi è la persona che mi ha querelato. Però ecco, ho promesso ai miei figli e alla mia compagna che sarei stato dedicato al 100% a loro durante questo weekend. Vediamo di chi è l'ultimo commento. Ecco, Uber mi si dice ciao dottor Storelli e buone vacanze. Bene, grazie, allora... ciao oltre uomo, buone vacanze a te, buone vacanze a tutti gli spettatori, ringrazio per avermi seguito così assiduamente, sono veramente contento dell'esito di questa rubrica che per me è una prima esperienza di apparizione praticamente pubblica. Per cui ci tengo a dare atto a Salvo e a tutti gli spettatori di questo risultato che per me è stato importante con tutti i limiti del caso, per cui mi fa piacere leggere che abbiate apprezzato i miei sforzi e che state dimostrando questo apprezzamento in vario modo con i commenti, acquistando il libro e così via, per cui grazie a tutti quanti voi. Bene, grazie.
siamo muti, siamo stati muti per un po', siamo stati per un po' muti perché io mi ero già preparato per chiudere la trasmissione, avevo tolto il microfono, quindi le ultime cose, ma non mi ricordo da quando, non le hanno sentite. Pazienza, vi chiedo scusa cari amici. Comunque, ecco, però su Periscope le hanno sentite, quindi quegli 8, quei 5 che sono su Periscope le hanno sentite. Vabbè, stavo dicendo che il motore di ricerca praticamente mi ha indicizzato in modo fenomenale. Se tu digiti la parola salvo, solo salvo, ti trova Salvo Lima. Ma basta che tu metta salvo spazio M, non tutto il cognome, solamente M, le prime paginate sono sempre dedicate a me, al mio canale, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera. Se poi su metti Google, questo? Su qualunque motore di ricerca, sì. Poi se metti salvo 5, basta, tu, le prime 50 pagine sono tutte dedicate al mio canale. Quindi da questo ma io posso aggiungerti un'informazione, salvo, se, mettendo adesso il mio nome, viene fuori subito il tuo canale. Mentre prima venivano fuori i miei libri, no? Adesso vengono pure le puntate sul tuo canale e do in coda i miei libri, sì, per cui l'ultimo. Sì, prima sì, tu. È un problema di indicizzazione, perché i motori di ricerca ovviamente fanno vedere prima i risultati dei siti che sono che ricevono molti click. Quindi esatto. Siccome Salvo 5.0 riceve 3, 4, 5 mila, 6 mila click al giorno, quindi è ovvio che viene indicizzato molto bene. Quindi questo per dirti che non c'è assolutamente problema per il fatto che sul libro la casa editrice abbia scelto di menzionare solo il nome della rubrica e non del canale, perché tanto mettendo il valore della moneta immediatamente arrivano su Salvo 5.0. Anzi, se un domani ti dovessi trasferire su canale 5... Per un po' di tempo continuerà ad arrivare su di me, quindi, ma non soltanto il nome della rubrica, ma il mio nome è sufficiente, il mio nome per far venire fuori il tuo canale senza il nome della rubrica. Sì. E perché evidentemente molti link sono legati comunque al canale, quindi esatto. Sì. Okay. Sai che con piacere ho visto che dopo un certo numero di link compaiono anche alcuni link su Auriti. Perché sul discorso del valore della moneta e quant'altro ci sono alcuni link tuoi, però dopo un po' compaiono anche i link di Auriti, certo. Evidentemente dovuto alla denominazione utilizzata, quindi ti volevo dare questo ulteriore riscontro. Per correlazione, è vero. Va bene, ciao Davide, buon weekend, ciao a tutti voi, buon weekend anche a voi, ci vediamo allora lunedì per il Mi Scappa la Diretta, salvo qualche apparizione estemporanea, se riesco, ma non prometto. E invece lunedì ovviamente con Mi Scappa la Diretta e con ancora una puntata anche di Cos'è il Denaro con Daniele Pace. Ciao a tutti voi, ciao Davide, grazie. E fammi fare il saluto che... Vai, fallo tu, aspetta che ti metto in primo piano. No, grazie a tutti, a settembre. A settembre, ciao.